Una doppia rotatoria vedrà la luce a Chiani, immediata periferia e Aretina hanno infatti preso avvio i lavori che interesseranno due incroci particolarmente delicati. Una in corrispondenza del ponte e un'altra in corrispondenza appunto dell'intersezione tra la provinciale, il raccordo autostradale e il nuovo supermercato che è nato pochi mesi fa qui a Chiani. È un'opera che viene da lontano, questo qui è il risultato di anni e anni di lavoro. Finalmente verranno eliminati i punti di collisione, quindi la pericolosità sia nell'intersezione di Ponte a Chiani sia nell'innesto sulla raccordo autostradale per la via provinciale che porta verso le Poggiola. Saranno 12 mesi di lavoro intenso, però sicuramente alla fine avremo un grande risultato e una diminuzione forte di rischio per gli automobilisti che transitano in questa zona. Vorrei sottolineare come questo lavoro, che ha richiesto effettivamente un lungo periodo di progettazione, elimina due punti di grande conflitto nella nostra viabilità, diciamo, ai limiti dell'extraurbano, soprattutto quello che riguarda il trivio, strada diciamo per San Giuliano, strada per Pescaiola e innesto sul raccordo autostradale, che essendo un incrocio a tre era molto pericoloso, ma anche l'altro, quello accanto al ponte sulla Chiana, che ha dato anche in passato una elevata incidentalità. Quindi si va a migliorare complessivamente i percorsi di avvicinamento e allontanamento dalla città. Per l'intervento un privato ha messo a disposizione 300.000 euro di risorse grazie al sistema della perequazione urbanistica, che si aggiungono al 1.200.000 euro di risorse comunali. L'area interna delle rotatorie, che avranno un diametro di 57 metri e che saranno poste a 165 metri l'una dall'altra, verrà addobbata con alberi, prato, ghiaia ed un'opera d'arte. Tra la strada di accesso a Chiani e la viabilità di collegamento tra le due rotatorie sorgerà anche un parcheggio auto per 28 posti, di cui due per disabili. Inoltre una strada parallela, sempre alla viabilità di collegamento tra le due rotatorie, servirà alcuni esercizi commerciali e abitazioni che si trovano sul lato del nuovo supermercato. È prevista infine un'ulteriore area di parcheggio per 14 auto e 7 motoveicoli.